Bike Festival Riva del Garda, abbiamo avuto l'occasione di mettere le mani sul twist lock di RockShox, ossia il nuovo dispositivo che permette di gestire il lockout della forcella e, volendo, anche dell'ammortizzatore. Adesso insieme a Daniele vogliamo farvi vedere, diciamo darvi le nostre sensazioni di prime impressioni più che altro, perché non l'abbiamo ancora utilizzato, però metterci le mani sopra permette di avere già un'idea piuttosto chiara di come funziona. Come funziona il twist lock? Allora, semplicemente è ispirato al vecchio grip shift, che in realtà è ancora in produzione. La manopola, ruotandola così, si attiva il lockout e premendo questo bottone qui si riesce a sbloccare. La corsa della manopola è estremamente ridotta e ci segnalavano quelli di SRAM che, volendo, rimuovendo questa cover, è possibile avere una segnalazione visiva di quello che della posizione in cui siamo con le sospensioni. In questo caso è bloccate. Premendo si capisce che sono sbloccate. Si riesce anche a vedere qui all'interno la testa del cavo in acciaio e, volendo, c'è uno slot anche per una seconda che potrebbe essere quella dell'ammortizzatore. Nell'utilizzo è molto importante riuscire a capire innanzitutto la larghezza di questa parte qui di manopola che deve essere tagliata. L'ingombro del twist lock è fisso, noi possiamo decidere di tagliare la parte restante della manopola, che può essere anche la nostra manopola abituale, purché abbia un lock-on all'esterno, oppure sì, può essere anche incollata volendo sul manubrio. E questo ci permette di avere una presa, un feeling corretto con la manopola, con il manubrio. In questo caso qui è importante riuscire a trovare la distanza corretta del twist lock dalla leva del freno, se ad esempio abbiamo anche il comando per il reggisella telescopico, perché in questo caso qui è possibile che nella rotazione il pollice vada ad impattare sul trigger, quindi è importante trovare la giusta angolazione del trigger di comando da reggisella, la distanza di questo collarino dal twist lock, e si dovrebbe riuscire a trovare un posizionamento ottimale. Non lo abbiamo ancora provato, però utilizzandolo qui si riesce ad avere già delle sensazioni abbastanza chiare, diciamo. Tu, Daniele, cosa ne pensi? Sì, anche secondo me, parlando magari del mio settore più cross country, può essere una buona soluzione, sì, trovando, come dicevi te, le giuste distanze del comando di un eventuale reggisella telescopico. Secondo me senza il comando di reggisella telescopico è ancora più semplice, più intuitivo. E a mio avviso bisogna trovare anche il giusto orientamento in senso proprio verticale del collarino, perché in questo caso secondo me è troppo basso, sì. Quindi magari alzandolo un pochino è più intuitivo, più semplice. Però diciamo, dato che alcuni rider già facevano questa modifica col grip shift vecchio, esatto, tipo quindi è stata un'ottima soluzione. Qua si vede anche l'entrata del secondo cavo, come dicevamo prima, quindi in caso di una full da cross country rimane tutto più pulito, più diretto, più intuitivo. Esatto. Non ingombrano i cavi perché sono in linea con quello del freno. Qui, volendo, è possibile, qui c'è il cavo del freno, volendo può essere, diciamo, legato con una fascetta, con un sistema, diciamo. Anche visivamente ha un impatto abbastanza pulito per il manubrio. RockShox ci segnala però che il twist lock è sia per il cross country, sia per l'enduro e, volendo, anche per la downhill. Il twist lock al momento può essere ordinato nei negozi e RockShox ci segnala che ha un prezzo di 120 euro. Non sappiamo ancora il peso, però diciamo che nella fase di sviluppo RockShox non l'ha preso troppo in considerazione. Diciamo che per il momento queste sono le nostre impressioni di utilizzo, diciamo così, però aspettiamo di montarlo sulle nostre bici per darvi le reali impressioni di utilizzo. Quindi per adesso è tutto. Alla prossima, ciao! Ciao.